Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio, la radio che non c'era. Ameria Radio presenta Tutto nel mondo è burla, stasera all'Opera, con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini. Mia
Signore e signori, buonasera. Benvenuti alla puntata del venerdì di Tutto nel mondo e burla. Non nego che un groppo alla gola è salito in me, come nei nostri ospiti, nell'ascoltare questo bellissimo brano del nostro carissimo amico Daniele Barioni, che ci ha lasciato qualche giorno fa e che noi questa sera indegnamente cercheremo di ricordare e di accompagnarlo in quello che è questa nuova avventura, questo nuovo viaggio che lui sta facendo e che un giorno probabilmente ci rivedrà riuniti sicuramente. Perché ho iniziato con questo brano? Ve lo spiegherò fra poco, dopo che ho presentato gli ospiti di questa sera. Allora, innanzitutto abbiamo i miei due compagni di viaggio, il trio. C'è Alvin Valerio, ciao Valerio. Ciao, buonasera a tutti. Poi abbiamo Simon Max, eccolo qua. Buonasera, ciao a tutti. Poi abbiamo con noi Franca Orsini e Camilla Ghedini. Camilla l'abbiamo avuta nostra ospite un po' di tempo fa, perché è l'autrice del libro L'uva e l'acciaio, che è la biografia romanzata di Daniele Barioni, mentre Franca Orsini è oltre ad essere una grande amica del maestro, è anche l'amministratrice del gruppo Barioni, che troviamo su Facebook, dove ci siamo iscritti anche noi. Devo dire la verità, su suggerimento della persona che ha richiesto questo brano, che è il presidente dell'associazione Ettore Bastianini, Angela Rigoli, che diciamo è stato il mio gancio per raggiungere il maestro Barioni. Non ci eravamo riusciti per vari motivi, finché ce l'abbiamo fatta quest'anno, e lui carinamente ha discorso con me per due interviste, una proprio su Ettore Bastianini e un'altra invece proprio sulla sua carriera. E vi dico subito che manderemo l'intervista integrale a fine puntata, e quindi riascolteremo questa intervista che lascia un senso di dolcezza e un senso di non lo so, sentire parlare il maestro di serenità, un senso di serenità e di veramente di amore per quello che ha fatto e che continuava a fare, perché lui cantava ancora. Quindi finisco l'intervista dicendogli: mi farà sentire qualcosa? Certo, quindi e credo che dovrebbe essere stato veramente uno spettacolo della natura sentirlo cantare anche alla sua età. Bene, allora, prima di passare la parola ai nostri ospiti, vi volevo leggere alcuni pensieri che Angela Rigoli, che non poteva essere con noi questa sera, mi ha scritto, e io così ve le riassumo, perché dice così: ho conosciuto il maestro Barioni solamente per telefono, però è stata una frequentazione telefonica molto frequente, ricca in tutti questi 10 anni. Non l'ho mai visto di persona, e per i casi della sorte, le due volte che l'aveva invitato alle manifestazioni dell'associazione Bastianini, a cui sarebbe venuto con grande gioia, perché adorava Bastianini, e lo sentiremo sia nell'intervista, ma ne parla anche adesso Angela, non poté essere presente per motivi di famiglia o di salute. L'ho conosciuto come una persona estremamente gentile e gradevolissima nel suo rapportarsi, e soprattutto di un'enorme modestia, qual è la modestia dei veri grandi. Lui non chiamava mai i colleghi per cognome, diceva sempre il signor Bastianini, la signora Tebaldi, la signora Callas. Si rapportava con i grandi, che erano alla sua altezza e alla sua ugual fama e capacità artistica, come se fossero più grandi di lui. Lui aveva cantato spesso in America e con Bastianini, e ne aveva conservato un ricordo molto caro e simpatico, per cui ogni volta che si recava a qualche incontro, per esempio al salotto di Gianni su Telereggio, non mancava mai di citare quel nome e di dire quanto fosse grande. L'ultima volta che l'ho sentito è stato il 28 settembre, per la precisione era sempre vivace e sempre gentile.
Per lui avevamo preparato anche dei video con materiale sonoro che ci aveva egli stesso inviato e anche del materiale fotografico. Dico noi perché Silvia Blenner, una socia dell'associazione Ettore Bastianini, è colei che aveva preparato poi tutto il materiale. E dice: io, Angela Contina, facevo da tramite telefonico e video. Che poi abbiamo messo sulla pagina Facebook dedicata proprio a Daniele Barioni. Poi riuscì a ascoltare Barioni e Angela Contina solamente una volta all'Arena di Verona nel 1960 in Cavalleria Rusticana, dove solitamente Alfio era Mariano Stabile, ma che per un malessere quella sera fu sostituito, pensate un po', da Ettore Bastianini. Quindi li vide insieme in arena e ricordava il maestro Barioni un simpatico aneddoto di quella serata, cioè quando Alfio, quindi Ettore Bastianini, con una certa sfrontatezza fumava un sigaro in scena, soffiando del fumo in faccia a Barioni. E lui gli diceva: Ettore, ti prego, smettila di soffiarmi il fumo in faccia, perché poi devo cantarle addio alla madre. E un altro aneddoto è quando nelle tournée americane in treno, con Barioni giovanissimo, ventenne, 22enne. Diceva che raccontava che tutte le signore andavano a chiedere l'autografo a Bastianini e non a lui, e lui restava anche un pochino seccato di questa cosa. Quindi era un altro aneddoto: quando cantava Tosca al Metropolitan con Zinkaminanov, nella frase gli dice: chi è quella donna lassù? Lui le sussurrò: è Renata Tebaldi. E fece infuriare ovviamente la Milano. Questo è. Conclude Angela dicendo che gli mancherà moltissimo il maestro Barioni e la sua affettuosa vicinanza anche nei momenti non facili, e la sua gentilezza e cordialità e la sua arte di grandissimo tenore. Noi non possiamo far altro che sottoscrivere queste parole, perché chi l'ha conosciuto, come Franca, come Camilla, io telefonicamente, insomma, sappiamo che è veramente così, insomma, è stato veramente così. Allora, Franca, un tuo ricordo. Oddio, io dei ricordi ne ho tantissimi. Volevo solo rilevare dalle parole che hai detto e da quello che hai letto della signora Rivoli che lui venerava, di questo testimonio, che pur attraverso le parole, non conoscendolo, ma il carinamente e la dolcezza, cioè è stato capito esattamente com'era Barioni. Un signore d'altri tempi che chiamava tutti per signore, simpatico, aperto, era piacevolissimo. Io purtroppo sono un po' datata, per cui vi posso dire che il Barioni la prima volta l'ho visto al ritorno dal successo del Metropolitan. Ero un po' piccina, non di statura perché lo sono ancora, ma giovane, piccola d'età. È la prima volta che vidi Barioni perché ritornò al paese con un'ovazione e organizzazione di serate in suo onore, ovviamente. Lui era andato via di qua a 18 anni e eravamo nel 48-49, quindi non sono i tempi di adesso. E questa è la dimostrazione, secondo me, che a volte non è necessario nascere in luoghi di grandi comunicazioni, tipo le grandi città, Milano così, perché da un paesino come siamo noi e come eravamo in quel periodo, se non hai la stoffa comunque, non ce la fai o ce la fai proprio perché tu vali. E fortunatamente la mamma, la signora Fedora, che conoscevo, come conoscevo la sorella, tutti, perché abitando qui, ha capito che aveva un diamante, che aveva un tesoro. E anche contrariamente al parere del padre, lo ha spinto anche grazie alla maestra di musica. Allora, qui c'era una maestra di musica, Luciana Sgarbi, in realtà si chiamava Cliorina, ma
per tutti era Luciana, e da lei passavano tutti quelli che volevano imparare il canto, la musica. Io stessa, che la mia prima fisarmonica, il mio papà me la comprò che avevo 9 anni, e l'ho ancora. E lei capì, faceva lezione a Daniele, la possibilità che aveva, convinto la mamma, insomma, lui è andato a Milano. E lì è stato il momento che si sono concatenate il posto, il tempo, la persona, si è esibito che c'era Mr. Bean che lo ascoltava, insomma, da lì è volato in America e effettivamente fece tremare il Metropolitan. Poi da lì io cioè, l'ho sempre avuto a contatto periodicamente, quindi non dico vita, morte, miracoli, conosco, ma quasi. Non vorrei dilungarmi e lasciare. No. Valerio. Ma io diciamo che la mia conoscenza è una conoscenza molto più superficiale e per certi versi più legata alle pure incisioni. Quello che stupisce ed è stato anche quello che ho scritto sulla pagina di Barioni è che con lui veramente se ne va un pezzo importante di storia. Io quello che ho fatto è un discorso critico, evidentemente, perché non ho contatti emotivi e di condivisione. Quello che sbalordisce è che è stato uno degli ultimissimi grandi che ha dialogato da pari a pari con personalità eccezionali che hanno animato i palcoscenici del Metropolitan, ma anche i nostri italiani, in un lasso di tempo che appunto va dall'inizio degli anni 50 fino a fondamentalmente la fine degli anni 60, la seconda metà degli anni 60. Poi sappiamo che con la morte della moglie per Barioni ci fu una fortissima e comprensibile blocco artistico, emotivo e generale. Quello che stupisce ancora di più è il fatto che non ci sia una testimonianza discografica importante, perché al di là della rondine, che è una grandissima e celeberrima, giustamente, incisione, non c'è praticamente nulla in studio. E questo è un altro elemento che indica l'anomala condizione della carriera di Barioni. Laddove ha fatto, per esempio, uno, secondo me, dei più grandi capolavori suoi è proprio la Batrafle con l'Antonietta Stella, che è, penso, il suo testamento vocale. E almeno io ho sempre visto questo, al di là del fatto che, appunto, dal vivo abbiamo importanti testimonianze, come per esempio, molto 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 interessante è anche il Macbeth con Warren. E altrettanto importante è la Tosca con la direzione di Mitropoulos, che secondo me sono veramente le incisioni più importanti. Il maestro che a lui piaceva tantissimo, perché dice che aveva un modo di dirigere l'orchestra. Il maestro era uno dei suoi idoli, nelle interviste lo ricorda spesso. Sì, infatti, comunico che la Butterfly con la Stella andrà in onda domenica sera alle 21 nell'opera, proprio nella trasmissione L'Opera che tutte le domeniche alle 21 va su Ameria Radio. Oh, prima di passare la parola a Camilla, io manderei il saluto che ci ha inviato Paolo Govoni, così almeno introduciamo anche il libro che ha scritto Camilla, anche perché Paolo ne ha fatto la prefazione. Ascoltiamo il saluto di Paolo. Buonasera a tutti gli ascoltatori, ringrazio Radio Ameria per tener vivo il ricordo del grande maestro Daniele Barioni, col quale ho intrattenuto negli ultimi anni un intenso rapporto personale, un rapporto che si concretizzava con lunghe telefonate, con camminate nel centro storico di Ferrara dove lui risiedeva, in cui mi raccontava storie e aneddoti della sua carriera
leggendaria. L'ho conosciuto nel 2018 durante una cerimonia dedicata, ecco, Paesi Eccellenti, in cui lui, come potete immaginare, era ospite d'onore, e mi ha immediatamente affascinato, affascinato per la sua vivacità di pensiero, per questa vita straordinaria di cui tutto ormai si sapeva, che mi era stata in parte restituita dai racconti dei miei genitori, che erano suoi coetanei. E così ricordo un lunedì mattina chiamai Camilla Ghedini, che saluto perché so essere in collegamento, e gli chiesi di scrivere un libro. E così è nato L'uva e l'acciaio, che è la sua biografia romanzata, scritta appunto da Camilla con la mia introduzione. E da lì il nostro rapporto divenne ancora più intenso, perché con Camilla e il maestro abbiamo portato in giro in diverse province la presentazione del libro. Quindi abbiamo riportato il maestro nei teatri, lo abbiamo riportato a contatto con il pubblico che lui tanto, tanto amava. Ebbene, ho un ricordo bellissimo dell'entusiasmo da lui dimostrato durante le presentazioni, della sua signorilità, della sua eleganza. Il maestro era un uomo elegantissimo, e del fatto che lui ricordava sempre le sue umili origini e la sua terra. Ma la cosa straordinaria di lui era la sua capacità di rivivere pienamente quei momenti mentre le ricordava. Io ho sempre avuto la netta sensazione che lui, mentre li raccontava, ogni momento li rivivesse, e vivesse contemporaneamente due dimensioni: la dimensione del passato, i grandi fasti artistici, e la dimensione del presente. E lui ci ha sempre dimostrato gratitudine per questa rinnovata notorietà. Maestro era certamente un uomo di altri tempi, ma era un uomo di altri tempi che aveva tantissimo da insegnare alle giovani generazioni. Un uomo che ha attraversato il Novecento conoscendo i grandi della storia. Io sono veramente onorato e lo ringrazio per avermi permesso di entrare nella sua vita e di aver percorso un pezzo di vita assieme a lui. Camilla, prosegui. Proseguo appunto cercando di non ripetere quanto hanno detto Franca e Paolo e quanto avete detto anche voi introducendo la serata. Cosa posso dire? Che mi soffermo su tre aspetti. Io il maestro l'ho conosciuto proprio quando ho deciso di scrivere un libro su di lui. La versione di Paolo è la versione corretta. Tengo sempre a precisare che un progetto editoriale richiede un editore che lo pubblichi, richiede determinate garanzie. Non è che ci si decida di scrivere un libro e questo avviene. Quindi ho dovuto rifletterci, parlare col mio editore, perché io comunque ho scritto anche altri libri, e cercare di capire se c'era un taglio adeguato, proprio per i motivi che dicevate voi, che tutto sommato è stato un po' trascurato rispetto a quella che è stata la sua grande fama in America e la sua potenzialità. Quindi, insomma, intanto questo c'è, cioè io volevo fare un libro vero, un libro che valesse a Ferrara come a Bolzano, come a Napoli, come a Cagliari, che quindi gli restituisse tutta la dignità e lo omaggiasse davvero della vita che aveva vissuto. E quindi era un libro che doveva avere dei concetti, secondo me, universali e riconoscibili. E, quindi poi.
quando ho deciso di farlo, visto che c'erano le condizioni, anche parlando con il mio editore, che saluto, e comunque Giraldi Editore, insomma, una casa editrice di Bologna che sta facendo passi da gigante negli ultimi anni, che ha pubblicato testi importanti, anche molti di nicchia, quindi investendo anche su aspetti di eticità, possiamo dire. Io non lo conoscevo perché io sono di almeno 2 generazioni più giovane, ovviamente, vivo a Ferrara, non a Copparo, quindi quando mi è stato detto Barioni, sì, l'avevo sentito nominare, ma non sapevo un granché. Quindi era tutto terreno vergine, non avevo suggestioni e non avevo neppure alterazioni, sensazioni. È stato conoscerlo da quel momento in poi. Quindi non c'è stato il tempo di fidarsi, di non fidarsi, anzi c'è stata una fiducia indotta e si è partiti da lì, dal suo ormai 90° compleanno e questo mi ha permesso di avere una visione assolutamente pulita e non inquinata da racconti, da narrazioni, da letture altre, perché ovviamente poi ho letto tutto quello che riguardava Barioni, ma mi sono riservata di leggerlo dopo avergli fatto le interviste, proprio perché non volevo essere influenzata. Avete descritto Barioni come un uomo di grande generosità, simpatia, confermo che era molto molto simpatico, esuberante. E però non era una persona semplice, non pensiamo a lui come un guascone che si lasciava andare, era un guascone con un repertorio sicuro, spesso anche di battute da fare, di cose da dire, agiva sempre in un perimetro che lui riusciva a gestire. E la sua vita personale non la raccontava, la difendeva completamente. Quindi la sua vita personale era lasciata alle intuizioni delle poche cose che raccontava attorno agli eventi che l'avevano colpito. Per cui della morte della moglie ha raccontato pochissimo, solo il dispiacere di essere stato lontano quando lei è morta, ma poi anche, ho questo preciso ricordo, l'amarezza. Di questa parola, di questa frase che lui pronunciò: quando sono morte le donne più importanti della vi mia vita, io non c'ero mai. Quando è morta la mamma, Fedora, quando è morta la sorella, Maria Carla, quando è morta la moglie, che amava straordinariamente. Ecco, quest'ultimo punto lo ritengo particolarmente importante perché lui ha affidato alle sue donne la gestione della sua carriera, cominciando dalla madre, per cui lui nutriva questa profonda gratitudine per averlo sostenuto, questa profonda gratitudine che lui ribadiva per avere lavorato al suo posto, perché per mandarlo via il padre aveva detto alla madre, però tu recuperi le ore di lavoro che non fa lui. Quindi noi abbiamo questa madre che lo ha mandato a Milano in un tempo in cui forse la madre non sapeva neanche dove era Milano e certamente non poteva neanche farsi un'idea di una grande città. Quindi questa gratitudine lo ha motivato. L'incontro con Vera Franceschi probabilmente gli ha dato quell'energia che lui non si aspettava neanche, gli ha dato una disciplina. Io di questo sono convinta, che lui non avesse una tendenza al rigore come quello che gli ha imposto la moglie. E lui amava molto raccontare che quando andavano in treno lui prendeva le valigie perché la moglie pianista non doveva farsi male le mani. E lei parlava con tutte le persone che incontravano all'aeroporto, anche soltanto per la gestione dei documenti, perché lui doveva conservare la voce. Quindi io ho deciso di scrivere una biografia romanzata immaginando quello che poteva essere un Barioni che si confrontava con un giovane tenore, che non aveva la sua stessa ambizione, che era l'esatto contrario, perché era un giovane tenore a cui veniva imposta la carriera e che non era sostenuto dalla famiglia nei suoi veri orientamenti. Mi sono detta, ma Barioni che cosa gli direbbe? Quindi è diventata una riflessione sulla vita,
è diventata una riflessione sul valore del talento ed è diventata una riflessione sul valore delle proprie aspettative. E adesso chiudo. Voi avete parlato di questa leggerezza che lui aveva, di questo parlare da pari a pari. Io penso che questo fosse dovuto anche al fatto che lui fosse partito un po' sottoistruito rispetto ai suoi colleghi, quindi lui sentiva di avere questo deficit di preparazione e di didattica. E il suo successo lo ha vissuto quasi come un caso fortuito, perché effettivamente nella sua vita ci sono stati tanti momenti fortuiti, a cui non ha creduto fino in fondo neanche lui, che si è chiesto, che continuava a chiedersi se era poi meritato fino in fondo. C'era da parte sua una certa, continuava a conservare, ecco, la sorpresa della sua vita. Lui continuava a guardare a se stesso con quella minima, con una minima distanza in cui diceva: ma davvero io ho fatto Io. tutte queste cose? Ma davvero sono io? Cioè, ma davvero? E aveva bisogno del conforto degli altri. E quindi il mio ricordo è il ricordo di una persona che aveva quasi 90 anni, che aveva la capacità di stupirsi, che a cui non mancava mai la battuta, che però era anche una battuta di difesa, perché è un uomo che secondo me aveva una profonda solitudine, appartenente ad un tempo in cui non si condividevano i sentimenti più profondi, che quindi in un qualche modo ha coltivato e sono nati, cresciuti e un po' come le erbe certe volte diventano ingombranti. Quindi io mi sono fatta questa idea. Poi credo che anche questo aspetto che diceva Valerio del non avere incisioni o comunque un grande repertorio di incisioni sia dovuto al fatto che lui forse non ha saputo insistere per essere ricordato, proprio per il deficit di cui parlavo prima. Lui non affidava a se stesso la sua stessa menzione, lui la cercava dagli altri e forse è stato davvero un po' dimenticato e forse non ha avuto, non dico l'ambizione, però è venuta meno la complicità. È venuto meno il sostegno della moglie, non aveva effettivamente le risorse anche umane per farcela da solo. Ma questo non è un difetto, perché se fosse stato solo ambizioso ce l'avrebbe fatta. Invece lui era ambizioso, ma sorpreso del suo successo e questo gli ha consentito anche di essere un uomo normale, perché io credo che saper fare dei passi indietro nella vita, non volersi mantenere nell'Olimpo a tutti i costi, sia comunque anche un merito. E diciamo, il fatto che la propria vita sia in un qualche modo interrotta da un lutto, dall'assenza di una persona cara, è comunque assolutamente comprensibile. Certo, sottoscrivo tutto perché in effetti, avendo anche letto il libro, quindi avendolo presentato insieme a Camilla e Valerio, ritrovo quello che poi ha detto adesso Camilla e che ho potuto, in quelle 4-5 telefonate che ci siamo fatti, che ho potuto intravedere. No, nel comportamento del maestro Barrio, neanche al telefono, no? Quindi il suo modo di porsi, di parlare, il suo essere geloso, no? Della propria vita, della propria vita privata, di tutto quello che, anche delle sue emozioni, come diceva Camilla. Questo si era trasparente nel parlare con il maestro Barrioni. Massimiliano, il tuo incontro con Barrioni, quando l'hai sentito per la prima volta? Allora, io sono sicuramente il meno titolato ad intervenire a parlare di questa sera perché maestro l'ho ascoltato per la prima volta nell'edizione della RCA, mi sembra, no? Che si Sì, chiama la rondine. della Rondine, no? La prima rondine che ho avuto modo di ascoltare da qualche anno fa, ero molto più giovane. Poi ecco, c'è stato l'incontro quando abbiamo fatto la trasmissione, no? Mi ricordo, è stato con una persona come è stato detto finora, una persona che aveva dentro di sé l'umiltà, ecco, di
raccontava la sua vita ma con estrema umiltà e con estrema passione, tutto quello che lui ha vissuto. C'era dentro di sé sia la consapevolezza di aver fatto delle cose importanti nel campo dell'opera, insomma non è che tutti vanno a cantare al Metropolitan di New York, ma allo stesso tempo c'era anche quasi questa, come dire, questo mal celato, timidezza, questa mal celata timidezza quasi nel raccontare certe sue cose. Chiesi, ma qualche aneddoto, ma cioè sviò un po' la domanda, quasi non avesse voglia più di raccontare, no? Più di tanto, di tenerlo un po' per sé, ecco, questi eventi, questi fatti della sua vita privata, ma anche in parte anche di quella professionale dietro le quinte. Ecco, quindi, l'ho detto, sono magari meno titolato a parlare questa sera, quindi mi fermo qua. Questi due ricordi, che sono quello discografico, appunto, e quello dell'intervista, della trasmissione che abbiamo fatto un paio di mesi fa, Il circa 13 13 settembre, sì. settembre, mi 13 sembra. settembre, sì, in diretta, quindi, e mi ricordo, ecco, posso raccontare un aneddoto. Il giorno dell'intervista, il maestro Barioni, siccome io ho detto alla signora Carla e al maestro Barioni, segnatevi che ci sentiamo poco prima delle 9. Io avevo dato assodato che era la sera, perché avevo detto lo facciamo in diretta la sera, È stata la mattina. Esatto, al che la signora Rigoli mi telefona, tutta trafelata, dice: Paolo, corri, chiama il maestro, è in crisi, non sa che deve fare. Come non sa che deve fare? Era la mattina alle 9:30. Allora mi ricordo che chiamai di corsa, mi rispose la signora Carla, e sa, ma se lei dice alle 9, è le 9 di mattina. Io aveva ragione, perché in effetti avrei dovuto dire alle 21. Però siccome la trasmissione ormai per me è alle 9 di sera, mi passò al maestro, dice: ma no, stai tranquillo che non è niente, tanto mi alzo presto. Però ci fu un attimo di crisi. Però, se mi posso permettere, aveva questa caratteristica che se si sforava di 1 minuto, di 2 minuti, entrava veramente in una sorta di agitazione. Avevo un'ansia di abbandono, secondo me, l'idea che qualcuno si dimenticasse. Quindi il fatto delle 9 del mattino rispetto alle 9 di sera, in realtà il primo pensiero, se po poi le interpretazioni lasciano il tempo che trovano, quindi preferisco chiamare la mia suggestione invece che, anzi, ipotesi. Ecco, io ipotizzo che la sensazione più intima sia: oddio, non mi chiamano più, perché io ricordo che anche quando avevo gli appuntamenti al pomeriggio, può capitare, noi avevamo appuntamento sempre al pomeriggio alle 15, però io mi muovo vivendo a Ferrara in bicicletta, eccetera. E quindi certe volte, sì, insomma, si arriva alle 3:15:03, cioè. E lui proprio: ma dov'eri? Ma pensavo che non arrivassi. E diceva a Paolo: chiamala Camilla, chiamala Camilla. E al tempo stesso, se Paolo era in ritardo, dicevo io: ma dove Paolo? Ma dove Paolo? Ma dove Paolo? E io dicevo: maestro, un attimo, un po' di pazienza. Ovvio che io gli dicevo così perché non volevo fargli capire che comprendevo quello che lui stava dicendo, cioè era meglio banalizzare in un qualche modo, anche perché lui appunto aveva questi modi, come abbiamo descritto prima, quindi io e lui ci beccavamo anche di continuo, un po' per scherzo, un po' perché c'erano dei momenti di, non dico di tensione perché è una parola grossa, però insomma lui aveva un certo carattere, come io avevo il mio caratterino, quindi faceva. Cioè, una persona a suo modo insistente, no? Ma insistente non nel dire, insistente nel non dire soprattutto. Però era tutto molto gioioso e molto divertente. Però questa cosa del ritardo per me deriva da la paura di essere dimenticato. Sì. Lui sapeva di aver interrotto comunque la carriera quando era nel culmine. E come tutti gli dicevano sei nella storia, ma lui sapeva che la storia si fa nel ricordo delle persone. Certo, è vero. E la cosa bella è quando poi lo chiamavo io, lo prendevo sempre che stavo in garage. Non so perché stava sempre in garage.
Lui lavorava, andava in garage. Allora, aspetti. I bauli pieni di documenti, di ricordi, di tutto quanto nelle aree. Infatti Carla, la signora Carla mi diceva: no, aspetti un attimo che lo vado a chiamare, lui sabbia, non, sì, non si muova, io sono qui, guardi, non c'è problema. E poi veniva il maestro, eccomi, con la voce proprio squillante sua. È come quando rispondeva al telefono e diceva pronto. Sì, cioè, così. Noi, se posso, l'abbiamo ripreso e avuto vicino proprio periodicamente per parecchio tempo dal 2016, quando gli abbiamo proposto di costituire l'associazione e se lui era d'accordo di darci il nome, quindi siamo Associazione Culturale Amici di Daniele Barioni. Lui felicissimo perché il suo paese veramente, come ha detto prima, non l'ha mai rinnegato, mai in nessun posto. Sono nato a Copparo, diceva Copparo. Quindi siamo partiti nel 2016 con l'associazione. Lui, l'unica cosa che ha messo come condizione è che qualsiasi evento, qualsiasi cosa noi avessimo poi in cammino organizzato, avesse un fine benefico per il territorio. E così è stato, perché ogni cena, ogni compleanno, ogni rappresentazione o teatro che abbiamo fatto, abbiamo sempre devoluto poi alla scuola di musica, agli scout, a quelli che individuavamo gruppi o associazioni sul territorio. Ed è stato sempre rispettato questo suo desiderio, Oh, ma lui certo. sempre disponibile. Solo l'ultimo compleanno, allora noi facevamo due feste, due festeggiamenti per l'associazione che era a luglio e a settembre il suo compleanno che è il 6 settembre, quindi se cadeva o il 4, il 5 o il 6 proprio dipende dalla giornata settimanale che era. Solo quest'anno al compleanno non è venuto, non se la sentiva, noi abbiamo festeggiato il 4 settembre. Allora, vabbè, la delusione è stata grande dei presenti, però lui ha promesso nel nostro incontro, e dice l'anno prossimo, vi prometto, non mancherò. E io gli dico, sì, faremo cena e pranzo prima, te ne beccherai due. Questo era il 26 settembre e il 29 sappiamo quello che è accaduto. Però 2 anni fa, il 6 settembre, il giorno del suo 90° compleanno, al ridotto del teatro comunale, gli abbiamo fatto una Brava gran festa. Abbiamo fatto una serata dedicata proprio, Camilla. titolata Buon Compleanno Maestro, in una cornice splendida come appunto è il Teatro Comunale di Ferrara, il Ridotto, e abbiamo presentato il suo libro, ma al tempo stesso la presentazione è stata alternata da esibizioni di cantanti di livello, che adesso io cerco sempre di non esprimermi sul canto, sull'opera, perché è materia che io non conosco, però devo dire che è stata una serata assolutamente evocativa. Una serata elegante, una serata impattante anche emotivamente, con una coreografia stupenda, e quindi io credo che abbia avuto Ma negli un ultimi anni. bellissimo riconoscimento, anche perché tra la vostra associazione e il libro è tornato comunque alla ribalta. Anche il libro lo ha vissuto con sorpresa. L'abbiamo rimesso in luce. Gli abbiamo ridato quella luce che era giusta, perché comunque va sempre, è comunque un pezzo della storia del territorio. Un po' la paura che io ho, ecco, se adesso vogliamo anche parlarci un po', non dico con franchezza perché fino adesso l'abbiamo fatto, però diciamo uscendo dal ricordo assolutamente edulcorato e giusto. Io l'altro giorno, quando sono andata al funerale, ho provato veramente uno sconforto totale,
nel vedere che non c'era quella partecipazione che io mi aspettavo per l'amore che lui ha sempre riversato su Copparo. E quindi mi sono detta, va bene, c'è cioè, la sua generazione ormai non c'è più, quindi questo è un dato di fatto, ha smesso presto, quindi la generazione di mezzo non lo conosce, la generazione dei figli si interessa di talent scout, scusate, di talent show. Quindi questo è stata una giustificazione. Al tempo stesso, però, non la trovo sufficiente. Non la trovo sufficiente per una comunità che, dal mio punto di vista, non l'ha omaggiato come doveva e non l'ha omaggiato perché c'è anche impegno. Se c'è impegno per fare un evento, ci deve essere impegno anche per un addio. Cioè io di questo sono assolutamente convinta. Adesso io vi dico una cosa che può sembrare una battuta, ma non lo è. Io faccio la giornalista. Mio padre è stato un uomo noto per il lavoro che faceva. La mattina in cui ho capito che sarebbe morto, io ho scritto il suo coccodrillo in ospedale. Non potete pensare che una figlia a scrivere il coccodrillo del padre sia contenta, ma io sapevo che la sua vita poteva essere affidata solo ed esclusivamente a me, che avrei trovato le parole giuste, non il commento, però la vita, la sin. Ma io ho avvertito tutti proprio perché mentre era in ospedale non lo avevamo diffuso, ma poi mi sono impegnata perché io quella chiesa la volevo piena. E così è stato. Allora io l'altro giorno mi sono detta, ma com'è possibile che una comunità alla quale lui è stato sempre riconoscente non abbia saputo mettere in moto la macchina della partecipazione per un addio, per un addio? Io ho avuto un momento di commozione l'altro giorno. Non sono facile la commozione, Franca mi conosce, lo sa, sono una persona anche molto apparentemente dura, non lo sono nella realtà, però non amo neanche io mostrare i miei affetti, i miei sentimenti. Ma io l'altro giorno mi sono commossa quando ha parlato Franca che lo ha ricordato, quando è stata messa su l'Ave Maria che aveva cantato lui, quando ho visto quella chiesa con troppe poche persone, non è un ossimoro il troppo e poco, è veramente quello che ho sentito. A me è venuto da piangere. In quel momento lì ho detto no, non meritava così poco. No, è E stato. quindi Hai io ragione. spero veramente, sembra una sciocchezza, che anche il libro possa trovare una seconda stagione proprio perché per ricordarlo. Per ricordarlo, perché comunque è lui, perché lui quel libro l'ha letto, perché in quel libro si è riconosciuto, perché quel libro è frutto comunque della mia intuizione rispetto alla sua narrazione di sé. Ma lui ha fatto la storia, è un sentimento come la gratitudine, non si può dimenticare, una comunità non può dimenticare un uomo che al Metropolitan diceva vengo da Copparo, perché se no a me viene da dire forse la comunità lo ha sottovalutato nella misura in cui lui invece alla comunità ha dato e questo allora mi dispiace perché vogliamo la gente umile, ma poi quando la gente è umile davvero allora non sappiamo valutarla a sufficienza. Beh, senti, Scusate, ma questa cosa io l'ho no, guarda, sentita molto. io ti vengo dietro, ovviamente non faccio nomi, ma Valerio mi capisce, come mi capisce Max. Ci sono personaggi del calibro, di Daniele che, per tanti motivi hanno fatto grande la città in cui sono nati e che, troviamo difficoltà a ricordare nella propria città. Quindi questo non è una cosa al di fuori, diciamo, non è una cosa strana, è una cosa che esiste anche con Purtroppo non è personaggi. Non è un'eccezione. un'eccezione, ecco, no, Valerio, Fa parte quindi. di una certa mentalità, secondo me, perché il paese io lo conosco bene, visto che ci sono nata e i miei compaesani li conosco. Persone che sono magari disponibili a stendere tappeto rosso a chiunque venga da fuori, magari con una certa fama, e i propri concittadini non li valorizzano. È capitato Sì, parecchio. è capitato parecchio, molto. Abbiamo fatto
tutte le pratiche, anche gli è stato riconosciuto e consegnato il cavalierato in prefettura, ne è stato felicissimo, e questo è stato un fatto abbastanza rinomato. Poi la cittadinanza onoraria, cioè noi abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile per farlo conoscere a chi non l'aveva mai conosciuto e farlo ricordare a chi lo ha conosciuto all'epoca. Certo. Però qui il tempo che passa, non lo so, guarda, questo, cioè anch'io pensavo ad una presenza diversa, sì, visto che sono 6 anni che ci lavoriamo e bene o male lui era sempre presente anche non solo nelle nostre cose, ma in organizzati dagli altri, da Proloco, così, fra l'altro. Ma anche per tutti i contenitori culturali in cui lui era stato, voglio dire, gli stessi che si anche sono appunto, gli stessi che si sono fregiati della sua presenza in determinati contesti. Certo. Allora è semplice, io lo dico da giornalista, scrivere una dichiarazione di cordoglio sul giornale, però poi dopo devi prenderti anche il pomeriggio per andare a ricordare questa persona. Certo. Allora, io direi innanzitutto, se siete d'accordo, di ascoltarlo un attimo il maestro Barioni. E io in questo momento ho selezionato Cielo e Mar. E ascoltiamo Cielo e Mar cantato da Daniele Barioni. È una delle mie romanze preferite. Ecco, allora vedi? Bellissimo, non scarterei nulla. Mar, le terre
bellissima interpretazione di Daniele Barioni, c'è cioè le Mar dalla Gioconda. Allora, siccome l'ora è tarda, io vorrei mandare il maestro, però mi sento di dire e penso di, anzi sono sicuro di interpretare il pensiero di Valerio e di Massimiliano. Ameria Radio lascerà i riflettori accesi su Daniele Barioni. Questo non ci piove. Anzi, lancio anche un'idea a Franca, a Camilla. Noi siamo disposti insieme a voi a organizzare qualcosa per il maestro. Quindi sicuramente dove volete, dove vogliamo fare, ne parliamo. Possiamo veramente fare qualcosa, dargli il giusto tributo che magari è mancato un pochino, no, nel momento dell'addio, però. C'è tanta gente che lo ama, c'è tanta gente che ne sentirà la mancanza e che ha voglia di continuare a tenerlo vivo, come lo è sicuramente. Che ne dite? Mi sembra perfetto perché anche con Franca si diceva l'altro giorno, o ho pensato di dirlo, o non mi ricordo se ce lo siamo detto o se l'ho pensato, però insomma l'idea è proprio quella di fare qualcosa. Adesso c'è un grande evento e quindi se potessimo coinvolgervi anche con la vostra conoscenza della materia, che io non ho, e credo che Franca sia d'accordo e non devo Sicuramente, parlare per lei, però penso che sarebbe bellissimo. ecco, noi siamo qui, vero Valerio, vero siamo Max? qua, ma anche perché io devo dire la verità che Ferrara per tante motivazioni è una città che ho molto 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 caro, come tutta la zona, perché ho passato dei momenti molto molto belli della mia vita e diciamo che la fortuna di Pordenone, da dove vivo, che è mediamente lontano da tutto, ma mediamente anche vicino da tutto, quindi per arrivare a Ferrara non è così improponibile, ecco. Cioè, rispetto a Bergamo, che è, diciamo, il Certo. posto da cui vengo, è sicuramente più scomodo e più lontano. Bene, Assolutamente sì. allora con l'anno nuovo magari ci impegniamo poi con Franca Assolutamente. a trovare Assolutamente. un contesto che ci consenta di essere per i rispettivi ruoli, per le rispettive competenze, Certo. a celebrare comunque il talento. Sì, Mettiamola così. assolutamente sì. Disponibile. Noi abbiamo Assolutamente sì. il nostro obiettivo adesso concreto. Sarebbe quello di riuscire a fargli perlomeno cointestare il nostro teatro comunale De Micheli. Nessuno più di lui ha diritto ad avere, e a lui piaceva tanto, ma io glielo dicevo sempre: devi essere morto, non si fanno da vivi queste cose. Gli dispiaceva un po', e quindi uno degli obiettivi che dovremmo portare avanti, adesso vediamo, trovare appoggi, poi ne parleremo. Ancora, è di riuscire a fare questo. Io domani pomeriggio mi hanno invitato al famoso Telereggio e quindi vado, anche loro vogliono dedicare la loro trasmissione del sabato a Daniele, che l'ho accompagnato 2 o 3 volte. Lui piaceva tantissimo. Immagino. Almeno 2 volte all'anno lo chiamavano. Bene, Quindi quindi ci io siamo. ringrazio per la vostra offerta, per il vostro impegno anche a proseguire e pubblicizzare e dare voce e visualità a questo personaggio che se lo merita tutto. Assolutamente Per sì. noi è davvero un piacere, ma veramente detto col cuore. Sì, Mi veramente. associo, mi Veramente, associo. tutti e tre, basta che ci guardiamo in faccia, già avevamo capito dove volevamo andare, perché abbiamo il piacere di farlo, lo stiamo facendo anche con tante altre situazioni. Domani, io, Valerio e Massimiliano siamo soci, io e Valerio facciamo anche componente del consiglio direttivo dell'Associazione Bastianini, saremo a Siena per la consegna della targa che l'Associazione Bastianini fa al Teatro dei Rinnovati a Siena, perché gli intitoleremo Il foyer. il foyer, gli intitoleremo. Ho detto bene, Valerio? Assolutamente. Ecco, tanto per tornare ai discorsi di prima. Quindi, noi ci siamo. Barioni resta con noi, non ce lo toglie nessuno, e quindi lo continueremo ad omaggiare, lo continueremo, anzi, adesso ci metteremo al lavoro per questa iniziativa che sicuramente porteremo avanti tutti quanti insieme.
Grazie di cuore. Grazie per la serata e la condivisione. Assolutamente. Grazie. Io ringrazio quindi Franca Orsini, Camilla Ghedini, ringrazio Paolo che ha mandato il messaggio. Carinamente sarebbe voluto stare insieme a noi, ma purtroppo un impegno, lui per il ruolo che ha è sempre pieno di impegni e lo comprendiamo. Ringrazio i miei due compagni di viaggio, Valerio e Massimiliano. Ciao ciao, E grazie, buona serata, adesso grazie a voi veramente. mandiamo l'intervista del 13 settembre e poi concluderemo la puntata con un bel addio fiori da Sil di Daniele Barioni, che poi sentiremo per intero domenica sera nell'edizione con la Stella. Buonanotte a tutti e grazie per essere stati con noi. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte, arrivederci. Avete potuto sentire dalla controsigla, questa sera è un gran piacere avere con noi un grande della lirica, veramente un grande, è un grande onore avere con noi il maestro Daniele Barioni. Buonasera, maestro. Buonasera, buonasera a voi tutti, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Allora, maestro, un grande piacere averle qui con noi. È parecchio che cercavamo di fare questa puntata e finalmente ce l'abbiamo fatta. E come aveva sentito, abbiamo iniziato con l'addio alla madre dalla Cavalleria Rusticana. Penso che lei sia legato a quest'opera, se non vado errato. Ma io ho fatto il mio debutto con Eh quest'opera. già, eh già. Ho fatto il mio debutto a Milano. Infatti l'abbiamo proprio messa per questo motivo. Allora, Ho maestro, debuttato senta, il ci racconti un pochino come è cominciata la sua, diciamo, la sua passione e quindi il suo avvicinamento alla carriera, quindi al canto. Sì. Io vedevo i film, facevano i film allora, le musiche, hai capito? E allora un giorno ho deciso di partire dal paese. Sono partito un mercoledì 21 luglio del 54. Sono partito, sono andato a Milano. E lì sono stato, ho studiato 4-5 anni prima di fare il mio debutto. Ho fatto il mio debutto a Milano un mercoledì 21 luglio del 54 al Teatro Nuovo di Milano, con la Cavalleria Rusticana. Mi Oh, sente? sì, la sento, vada pure, stiamo ascoltando il religioso silenzio, vada pure. E lì è stato un grande successo che ho fatto, perché poi dopo lì in teatro c'era il direttore del Metropolitan di New York, Rudolf Rudolf Bing. Bing. Esatto. Era lì in Italia che cercava delle voci nuove. E come mi ha sentito, mi ha subito scritturato per cantare la Bohème, per cantare Bohème. E Ma così ho fatto. insomma, quindi è stato un Dunque, sono incontro andato a fare le mie fortunato. cose che dovevo fare, poi dopo sono andato in America. Sì. Arrivo a New York. Alla sera, al Metropolitan, c'era un'opera. C'era un'opera, un ballo in maschera, cioè, con dei grandi tenori di allora, c'era Jussi Björling, c'erano tante altre persone lì. E mi sono goduto la recita. Sì. Finisco e vado in albergo. L'indomani mattina squilla il telefono nel mio appartamento. Ma non è possibile, che chi mi chiama qua? Era la segretaria del direttore Rudolf Bing che mi diceva nel suo ufficio. Vuoi vedere un po' che hanno cambiato idea sta gente qua? Che non... Niente, prendo il sciavo e vado al MET. E mi sento chiedere, il signor Bing parlava un po' bene, un po' l'italiano, dice lei sa la Tosca? L'opera Tosca, ma certo che lo so io, l'ho scritta io, che volevo. Se la sentirebbe di cantarla, ma certo, ho detto io, nella mia ingenuità
parlo sempre da allora, Certo. Mi fa sì, ma dico, ma quando dice oggi perché c'era la Tosca la sera, c'era l'opera Tosca, e il protagonista c'era malato, così mi hanno detto, malato, e cercavano un tenore e hanno pensato a me. Va bene, dico. Niente, mi ha dato una prova, c'era un grande direttore allora, che si chiamava Dimitri Mitropoulos. Ah, allora, sì, è una grande cosa, sì, una grande cosa. E allora, niente, faccio delle prove, vado in albergo a riposarmi un po', scendo, sotto c'era un ristorante, mi sono comprato un grappolo d'uva e poi mi sono messo nella mia valigetta, che ce l'ho ancora la valigetta, ce l'ho ancora, e vado al medico, mi trucco tutto quanto. Al momento arriva il maestro Mitropoulos, dice, e mi ha detto, e mi fa, e mi ricordo ancora, mi ricordo quello che mi ha detto, meno male un bel Cavaradossi, non mi ricordo ancora. Ho detto, senta maestro, ma io adesso qui cosa devo fare? Mi hanno detto che lei sta bene l'opera, ha fatto delle belle prove, sono proprio contento. Mi ha fatto un po' di coraggio, capito? Certo. Niente. Infatti ho incominciato la recita. E dico che è stato un successo enorme, perché nemmeno io allora, parlo sempre da allora io, Certo. Non sapevo una cosa del genere. Niente, finisco e vado in albergo. L'indomani mattina mi chiama un mio amico, un basso, Giorgio Tozzi si chiamava, mi ricordo. Dice, ma hai visto tutti i giornali? Io non sapevo una parola solo l'inglese, sapevo Sumecar, che vuol dire calzolaio. Lasciando prendermi, ed infatti è stata una cosa veramente, tutto il mondo ha parlato di me. Ecco, questo è incominciato la mia carriera al Metropolitan. Senta, ecco. Maestro, la vogliamo sentire insieme a Lucien Le Stelle? Che dice? Magari. Ecco, la mandiamo subito, vediamo un po'. Facciamo sentire al nostro pubblico che ci sta chiedendo qui di ascoltarla. Ascoltiamo un attimo Lucien Le Stelle. Sì, grazie.
Benissimo, ma è straordinaria questa esecuzione. Quindi lei debutta nel 56 al Metropolitan, giusto? Certo. Poi da lì, però non si ferma perché fa tantissime esecuzioni, tantissime cantera, tantissime opere al Metropolitan. Ci racconti un po' questa esperienza oltreoceano, insomma, che è stata la meta di tanti grandi italiani cantanti, da Caruso a Pertile e fino ad arrivare a lei, ecco, insomma. Ci racconti un po' questa sua esperienza newyorkese. Sempre cambiato, sono stato mezzo americano anch'io. Sì. Dopo lì, niente, io ho continuato sempre lì perché dopo io da lì ho incominciato a studiare anche altre opere, il Rosen Cavaliere, quelle cose lì, anche quelle opere lì ho cantato, non solo Butterfly e Traviata e la Tosca, ho cantato. Poi dopo lì mi sono sposato a New York, e sono stato lì. La mia esistenza è stata a New York, sono sempre stato a New York, ho contato in tutte le città americane, si faceva le tournée dopo che c'era quel grandissimo baritono. Ettore Bastianini c'era anche, che faceva delle belle cose, con anche Bastianini, una cosa di grande prestigio, una voce meravigliosa aveva quel Bastianini, che mi ricordo. Era un vivo lui là, devo dirla tutta Bastianini. Sì. E poi lui sono rimasto in America così, rimasto, ho fatto la mia tournée americana, capito? E ho fatto tutto con quale altre carriera. Opere ho fatto in America in doppia parola. Cioè poi mi chiamavano in Italia per cantare all'opera a Roma, mi ricordo, ma non potevo quei giorni, io dovevo venire in Italia quando avevo finito le mie recite al metro. Allora venivo d'estate e cantavo tante volte alle Terme di Caracalla, mi ricordo, ho fatto tante recite anche lì, tanto cose. E poi niente, io sono stato benissimo, non ho mica fatto una carriera difficile io, sempre stato, ho trovato tutto molto facile io, le cose. La grande carriera che lei ha fatto. Senta, mi toglie una curiosità, maestro, si sente che lei ha un colore bellissimo nella voce, proprio un colore bello pastoso, proprio da classico tenore italiano. Proprio, ma ho letto che lei ha iniziato a studiare come baritono? Esatto, anche lei, tutti dicevano che aveva una voce baritonale perché era avuto un po' scuro, non è la voce chiara, certo. Avevo sempre avuto. E infatti è vero. Infatti quando sono andato a Milano, che mi sono fatto sentire da un maestro, dice lei che cosa sa? Dice io so la Traviata, allora canto di Provenza il mare svolto, dice, e poi me la fa cantare un'altra volta, e poi me la fa cantare un'altra volta, e la fa cantare un'altra volta. Dice ma tu non sei un barito, tu sei un tenore, mi ha detto questo maestro. Ha capito? Infatti, e da lì ho incominciato a studiare da tenore. Ecco, sì, è vero che questo. Devo dire che comunque quello che si nota ascoltandola, maestro, la sua bellissima tecnica, che lei ha lo stesso colore nel basso che nell'acuto, ed è una cosa che fa un piacere enorme ascoltarlo, perché si sente la facilità di emissione, il colore sempre bello, sempre mai sguagliato, sempre nel personaggio. Devo dire che questo è un grande pregio. Sì, è stato così, mi dicevo, insomma, io mi sono fatto sentire, dicendo che non ero tenore, e infatti aveva ragione. Certo. Quindi, e poi ripeto, io ho sempre trovato non delle difficoltà, non capisco come è andato sempre tutto bene per me, mi sono trovato sempre nel posto giusto, al momento che si vede.
e sono rimasto contento, insomma, proprio da loro. Certo. A Caracalla debutta in che anno? A Caracalla ho cantato tante volte, per me di Caracalla. Il debutto quando ho fatto tante opere, Cavalli Rio, ho fatto la Tucci, ho fatto tante con un altro soprano, si chiama Antonietta Stella, mi ricordo, mi ha fatto tante recite, bellissimo. Senta, ma mentre la scala nel 1966. Poi anche questo, e già alla Scala ho fatto Cavalleria e poi ho fatto Madame Butterfly con la signora Zeani, bellissimo ragazzo, se mi ricordo. Senta, maestro, che dice? Lo vogliamo sentire Addio Fiorito Asil? Che gliene pare? Maestro Barioni? C'è? Maestro? Purtroppo è caduta la linea, adesso la ripristiniamo, intanto mandiamo Addio Fiorito Asil. Max, apri il Maestro, mi sente? Maestro, mi sente? Maestro? Maestro Barioni, mi sente? Maestro? Ah, ecco, aspetti che è caduta la linea. Aspetti che faccio rientrare l'altro collega, Restinino. Eccoci qua, siamo rientrati, chiediamo scusa che è caduta la linea. Allora, abbiamo sentito intanto... Volevo appunto dire di questa incisione, è un'incisione, una registrazione video del Teatro Regio di Torino, risale al giugno del 65, e insieme al maestro Barioni nel ruolo di Pinkerton c'era Ferdinando Lidoni nel ruolo di Sharpless del Broadway americano. Ecco, questa per appunto la provenienza appunto di questa registrazione. Prego, Paolo. Allora, maestro, ci stanno scrivendo che i nostri radioascoltatori, se ci racconta qualche aneddoto, diciamo, che le è capitato nella sua lunga carriera, ha qualcosa di simpatico che vuole raccontare, che le è accaduto? No, niente, non è accaduto nessuna cosa della mia carriera. È andato Tutto bene, io sono stato bene con tutti. No. Quindi
diciamo, Io non non c'ho è nulla. mai successo qualcosa di simpatico che magari lei si ricorda, no? Nella sua carriera, magari quando cantava nei grandi teatri, no? Gli incontri con i grandi, diciamo, del passato in questo momento, perché per lei era che metteva i piedi sul palcoscenico in quel momento, magari si incrociava con qualche, diciamo, mostro sacro che lei magari amava al di. Per esempio, a Metropolitan c'era un basso che era 2 metri e mezzo, e si faceva la bohème. Si faceva la bohème. Allora gli dicevo: senti, non starmi vicino, vai più lontano, che io sembravo un bambolino. Hai capito? Sembravo un sì, mi ricordo ancora, sì, Ma è tutto stato. sono. Volevo fare una domanda. Signora, Finora abbiamo ascoltato ascoltato dei ruoli, per così dire, del repertorio verista, Scagni, Puccini. ma lei Ma lei ama ha amato più questo questo repertorio repertorio oppure il oppure il Verdi, Verdi, il il Chielli, Ucchielli, la seconda? Io ho fatto qual è il compositore che compositore lei che ha lei ha apprezzato apprezzato di più al più, di là al di là del del suo suo repertorio repertorio che nella poi Io amavo anche Puccini, per esempio, era adatto più, lo sentivo bene, mi ricordo che c'era con la signora Pevallo, abbiamo fatto tante cose che la sentivo, mi ricordo che la sentivo dire: a me piace quando incominciano a fare tran 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 tran, tran, tran che devo cantare. Sì, no. Io li preferivo tutti, Puccini, perché si adattava di più alla mia qualità vocale, e poi Verdi, perché ho cantato anche Verdi, ho cantato anche un po' in maschera, io lì al Met, capito? No, ho Certo. fatto anche quello. Io. Certo, Certo, sì, assolutamente. anche Anche Traviata, Traviata, no? no? Senta, io le racconto io un aneddoto. Allora, io avevo il mio papà che mi ha lasciato, diciamo, la passione per l'opera lirica, no? Un giorno lui lavorava alla Camera di Commercio e quindi girava spesso per le fiere, tipo Fiera di Milano, lui stava spesso in giro. E quando ritornava mi portava come regalo le opere. Un giorno mi arriva con un'opera bellissima che io amo tantissimo, che era La Rondine di Puccini, quella con Anna Moffo e con Daniele Baglioni. Sì, sì, mi Una cosa ricordo perché eccezionale, io ho cominciato ad amarla lì. sì, è vero, cioè, Edizione RCA, se non ricordo male. esatto, è una grande artista, sì, senz'altro, era molto brava lei, proprio, abbiamo fatto anche la Bohème, abbiamo fatto, ma non la Metropolitan, abbiamo fatto a Filadelfia, perché lei era di Filadelfia, capito? Ah, certo. Sì, Ma è un'incisione che ha fatto storia, che continua a fare storia, perché penso che sia la migliore rondine che troviamo in giro, insomma, almeno per quanto mi riguarda. È un cast bellissimo, lei è eccezionale. E se lei fosse d'accordo, io manderei un brano di rondine. magari, La mandiamo anche quello. immediatamente. Sì, grazie. Perché dimmi che vuoi, andiamo a sentire questo Ah, perché dimmi che vuoi seguirmi alla mia. Sì. è bellissimo. Ascoltiamola perché è veramente un capolavoro. Grazie. Seguirmi alla mia casa, che intorno l'orto in faccia alla collina, che si sveglia il sole, la mamma.
Eccezionale, veramente bellissima interpretazione. E lo sa come si dice dalle nostre parti quando si sente una cosa di questo genere? Sì. Sai niente Corè? Cioè per dire, senti qua che lavoro, veramente una cosa bellissima, una voce squillantissima, è un piacere ascoltarla. Vai Max. Maestro, allora io ho trovato, leggendo gli articoli, no, anche una citazione di Luciano Pavarotti che l'ha definita tra i tenori di un altro pianeta, capace di cose che in passato sono riuscite solamente a lui e a pochissimi altri. Infatti quello che voglio sottolineare, questo tuo passaggio nel repertorio da Turandot a Rigoletto. Beh, anche perché sono la Pavarotti e pochi altri, quindi lei, parliamo da repertori tenore drammatico a repertori lirici, quale può essere il Duca di Mantova. Certo che differenza, sì. Ma che lei riusciva a interpretare magistralmente l'uno all'altro. Ecco, come riusciva ad adattare la sua vocalità anche ai repertori più lirici? Certo, perché cantare il Rigoletto non bisogna pompare la voce, allora bisogna trattenerci, bisogna mettere la voce adatta all'opera, hai capito? Certo, adatta certo. All'opera. Certo. Io riuscivo a fare così alle volte, penso. Riuscivo alle volte, davvero, faccio tante volte, mi ricordo. Devo dire, maestro, che poi dopo magari ascoltiamo Rigoletto, la cosa bella è che se uno ascolta dagli inizi della carriera fino, diciamo, a quando ha cantato, la voce è rimasta intatta, segno di una grandissima tecnica, di una grandissima preparazione. No? Immagino che lei studiasse tantissimo. Scusi, non ho capito le ultime parole. Dicevo che seguendola nell'arco della sua lunga carriera, si nota la freschezza della voce dall'inizio fino agli ultimi periodi, insomma, no, che lei ha cantato, perché ha mantenuto una voce intatta, sana, e questo sicuramente è dovuto al grande studio che lei ha fatto, ai suoi maestri che le hanno insegnato magari una tecnica che l'ha preservata, giusto? Sì, ma poi ancora la mia voce è ancora intatta quando io faccio delle cosette tra me e me, naturalmente. Certo. Ma dico, ma se la... non è che fa wow 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 che balla, capito? Certo. Maestro, mi sta mettendo in curiosità. Se io capito nella zona dove abita lei, la chiamo e la vengo a sentire, perché sarebbe un grande onore. Ma certo, con piacere. La veniamo a trovare, perché veramente mi hanno detto che lei è informissima e io non vorrei conoscerla di persona, mi piacerebbe molto. Un'altra cosa che abbiamo trovato no, nelle varie biografie, che lei ha cantato anche di fronte al presidente John Fitzgerald Kennedy alla Casa Bianca. È una notizia vera oppure no? Come ha detto, leggendo le sue biografie, lei
ci risulta che ha cantato anche davanti al presidente degli Stati Uniti, George Clinton, alla Casa Bianca. Questo fa quella serata. Mi ricordo che gli ho fatto un concerto al Catechicon, mi ricordo, e c'era lui, e lui è uscito quella foto lì, perché è stato lui a chiedermi di fare la foto, non è che io sono andato là a chiedersi, è stato lui a chiedermi, facciamo una foto. Certo. E quella sera che ricordi hai di quella serata? È stata una serata meravigliosa, è stata una grande festa dopo. Sì. Cioè, c'era anche un soprano di Birgit Nilsson, anche quello, eravamo lì, una serata meravigliosa, veramente, è vero. Sì. E poi anche mi ricordo, ho fatto la cavalleria, diciamo così, anche al San Carlo di Napoli, che dopo è venuto a salutarmi da Cicca. Il famoso regista mi è venuto a salutare, farmi complimenti, dicevo, ha detto che era un grande artista, come se sembrava un meridionale, mi ha detto. Mi ricordo, sì. Ha detto così. Maestro, allora guardi, noi la lasciamo andare, e la ringraziamo tantissimo di questa intervista che ci ha fatto veramente piacere, e io mantengo la promessa, la vengo a trovare, Va bene. La vengo a trovare, così mi fa sentire qualcosa, eh? Oh, ok. Va bene, maestro. Grazie della sua presenza, della prestissima presenza, è importante. Speriamo veramente di poterci incontrare. Grazie tante. Ciao. Now the thrilling voice of Danielle Barioni. Danielle, take it easy. Guardi le stelle che
Ameria Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla, stasera all'Opera, con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini. Ameria Radio, la radio che non c'era.